Ciao, oggi parliamo di un film diretto da Bo Zenga del 2009. Il film è una horror parodia e quindi parliamo di horror movie, parodia demenziale. Andiamo subito a capire a chi può essere indirizzato questo film. Come dicevo, horror movie che in realtà si intitola Stan Helsing, nella sua denominazione originale, è riservato agli amanti dei film come scary movie. Cito il titolo più famoso in modo da indirizzarvi immediatamente. Questo prodotto posso già dirvi che, a differenza di altri che prediligono questa scelta di mettere una gag dietro l'altra, impedendo un po' allo spettatore di affezionarsi ai personaggi e a volte contribuendo a far perdere lo spettatore stesso dentro la trama, spesso accartocciata di questi film. Ecco, in questo horror movie è dedicata un'attenzione abbastanza importante alla descrizione dei personaggi e ha una trama che è abbastanza semplice, ma comunque seguibile. Quindi questo per me è un punto a favore di questo film. Altro punto a favore è la presenza di Leslie Nielsen, insomma forse l'attore, il nome più popolare per quanto riguarda i film demenziali, è uno degli ultimi film che ha fatto. Qui interpreta un ruolo travestendosi da vecchia signora, è sempre bello rivederlo in un film. Ho messo poi videoteca e politically incorrect. Mi spiego. Una parte del film è ambientata in una videoteca. Questa è una cosa che a me piace molto. Sarà perché sono un po' parecchio cinefilo e amante del cinema, ma in generale credo di non essere l'unico a cui piacciono queste scene girate in queste videoteche ricostruite completamente. Questa è una videoteca, tra l'altro, horror, quindi è carino vedere queste sequenze girate all'interno di questa videoteca immaginaria. Politically incorrect, ecco, sì, il film devo dire è cattivello. Allora, nella sua totalità non è un film così cattivo, ma ci sono due momenti e vi sfido a trovarli questi due momenti, quindi indicatemeli. Io non voglio nemmeno citarli perché uno riguarda un personaggio che è morto quello stesso anno in cui è stato, diciamo, preso in giro all'interno del film. Personaggio incredibilmente famoso e mi ha colpito vedere questa cosa sapendo che poi il personaggio in questione sarebbe morto di lì a poco. L'altra è una sequenza davvero molto al limite, che riguarda, diciamo, una bambola assassina. Fatemi sapere se scovate queste due sequenze. Queste due sequenze sono davvero molto oltraggiose, si spingono molto forte. Il resto del film è nella media, come a livello di provocazione. Protagonisti, ok, io sinceramente non conoscevo questi attori o non li ricordavo. Devo dire, menzione particolare questa volta al protagonista. Penso che sia veramente un figo pazzesco, devo dire che funziona, ma in generale i quattro protagonisti, due ragazzi e due ragazze, risultano abbastanza simpatici e con dei caratteri costruiti un po' sui luoghi comuni e un po' no. Quindi tutto sommato un pochino ci si affeziona a questi protagonisti. Menziono il budget perché, allora, io non ho capito, ho fatto diverse ricerche, non ho capito se questo film è stato girato con poco più di 300.000 dollari, come segnano praticamente quasi tutti i siti internet in cui ho cercato, oppure con 14 milioni, come un'altra fonte mi ha rivelato. Ecco, in effetti non si capisce se è un film davvero girato con poco più di 300.000 dollari. In questo caso sarebbe un miracolo, secondo me, perché per un budget americano è pochissimo e quindi il film avrebbe un valore produttivo pazzesco rispetto a questa cifra. Oppure se è un film da 14 milioni di dollari dove è stato risparmiato molto.
Perché dico questo? Perché il film è realizzato bene, però non ha grandi, per esempio, effetti speciali, che qua ci potevano anche stare. Si vede in certi momenti che hanno risparmiato su qualcosa. Fatemi sapere anche qua se trovate notizie attendibili. Allusioni sessuali le ho messe perché il film è veramente pieno, nonostante, devo dire, non mostri, diciamo, centimetri di corpi maschili o femminili più del solito, ecco, anzi è abbastanza casto in questo senso il film, però si spinge abbastanza con, appunto, allusioni sessuali di, non so, le più svariate. Una parte di queste sono anche divertenti, altre sono, rientrano, diciamo, in quel tipo di comicità un po' risaputa, un po' invecchiata. Chiudo con scenografie e titoli di coda. Allora, le scenografie mi sono piaciute, ho trovato che funzionano quasi tutte, a partire dalla biblioteca fino ad arrivare al luogo dove è ambientato un po' praticamente tutta la seconda parte del film. Quindi ho trovato un buon lavoro di cura a livello visivo. E i titoli di coda li ho messi perché, come consuetudine, qui ci sono dei titoli di coda che vanno visti perché fanno parte del film e devo dire sono abbastanza simpatici. Quindi il film si chiude allegramente. Allora, quindi io questo horror movie lo boccio, lo promuovo. Sapete che io non faccio mai questo durante le mie descrizioni. Quello che vi posso dire è che a me è intrattenuto abbastanza per essere un film del 2009, tutto sommato risulta ancora abbastanza fresco. Non è un film che mi ha fatto sbellicare delle risate, o almeno sono stati pochi momenti, ma la sua visione complessiva comunque l'ho trovata piacevole. Questi sono gli hashtag e niente, fatemi sapere se volete di quelle due cose che vi ho chiesto prima e se questo film alla fine vi ha fatto ridere o piangere. Ciao ciao!